Nuovo cono eruttivo all'interno del cratere. Inception. Ciao a tutti, sono Roberto Guardo, questo è il mio canale sulla geofisica e vulcanologia ed in questo video vi mostrerò all'interno di non uno, non due, ma ben tre crateri diversi fra quelli che ho visitato negli ultimi anni, in maniera tale da far chiarezza su cos'è un cratere, come funziona, cosa c'è al suo interno e perché. Iniziamo con la definizione. Un cratere è una depressione a forma di imbuto o di cono rovesciato. Poi abbiamo diversi crateri in funzione di dove ci troviamo. Sulla Luna ci sono quelli dovuti all'impatto delle meteoriti, in faccia ci sono quelli residui della varicella o dei brufoli che non potete fare a meno di scoppiare, e sulla Terra quelli dovuti ad esplosioni o all'impatto dovuto all'atterraggio di navicelle Saiyan. Il cratere che a noi interessa è quello vulcanico, il quale è definito, secondo il dizionario Treccani, come una cavità imbutiforme più o meno ampia che costituisce l'orifizio del condotto o camino. Nel caso specifico vi parlerò dei crateri centrali, che sono quelli che occupano la sommità dell'edificio vulcanico. Oltre questi ci sono i coni cosiddetti avventizi, che sono quelli che si aprono ai lati del cono vulcanico. Come riporta il dizionario, il cratere è una cavità più o meno ampia. Di fatto ci sono crateri di qualche metro o decine di metri e crateri di svariati chilometri. Ma quindi, come si forma un cratere? Un cratere altro non è che la struttura generata da un'eruzione vulcanica. Per cercare di semplificare il più possibile, farò un esempio un po' bizzarro. Spero che gli emetofobici e le persone più sensibili mi perdonino. Se stiamo per vomitare, il vomito passa dall'esofago e una volta arrivato in gola viene espulso, non necessariamente riempiendo la bocca. Analogamente, il magma sale lungo il condotto, che sarebbe l'esofago, e una volta raggiunta la bocca eruttiva viene espulso generando l'eruzione. I prodotti dell'eruzione, l'esplosione e il collasso delle pareti attorno alla bocca eruttiva formano il cratere. Per fare ancora più chiarezza, andiamo sul Villarrica, in Cile. Ora parlo a fatica perché sono con la maschera antigas. I gas sono moltissimi. Questo che vi mostro è il cratere ed ha un diametro addirittura inferiore a 100 metri. E quello che vedete lì in fondo è il punto dal quale fuoriesce il magma. Durante i periodi di maggiore attività è possibile vedere all'interno di questo cratere un laghetto di lava. Bellissimo, bellissimo. Ovviamente i vulcani sono diversi fra loro e quindi anche i crateri sono diversi. Vi sono casi in cui in uno stesso vulcano ci siano più crateri centrali e che questi tra loro siano diversi. Per esempio, l'Etna ha attualmente 5 crateri e, aggiornamento al 22 ottobre, 3 bocche attive. Quello che vi sto mostrando in questo video è il cratere Bocca Nuova al giugno 2014. Come vedete, non è neanche possibile vedere il fondo del cratere, data l'enorme quantità di gas emessa dalle rocce del cratere stesso. Infine, spostandoci sulla cordigliera delle Ande, al confine tra Argentina e Cile, andiamo sul Copahue. Questo vulcano, trovandosi appunto in cordigliera, per circa 9 mesi l'anno è completamente ricoperto di neve. Inoltre, all'interno del cratere vi è un ghiacciaio. In estate il ghiacciaio si scioglie. Wow. E quello che si può ammirare
è un lago bianco bollente che emette una quantità di gas che, oltre a rendere l'aria irrespirabile, rende le magliette uno schifo. Dopo 10 lavaggi ancora puzzano. Oltre a questi tipi di crateri, ci sono quelli che presentano al loro interno laghi di lava, vegetazione, per esempio quelli estinti o crescenti, andate a vedere uno dei video precedenti in tal proposito, o che presentano laghi termali o dei comunissimi laghi. E adesso chiedo a voi, rispondetemi nei commenti, immaginavate che i crateri fossero così? Grazie per essere arrivati fino a qui nel video. Iscrivetevi, domande e suggerimenti nei commenti e fate domande, perché non esistono di stupide, ma ci sono soltanto risposte idiote. Ciao!